Ferrari 488 pista, devo dire altro? Vabbè dai, vediamo qualche dettaglio. Ve l'ha già mostrata la nostra diletta in studio, ma dal vivo fa veramente, veramente paura. Guardate la parte frontale, con tutte queste appendici aerodinamiche che sono derivate dalla Formula 1 e dal campionato mondiale Endurance. Nulla è lasciato al caso, i tecnici hanno studiato ogni singolo dettaglio per ottimizzare l'aerodinamica della nuova 488 pista. Guardate quanto carbonio utilizzato qua in basso e anche il cofano e lo spoiler sono in fibra di carbonio. Ovviamente le linee sono quelle della 488, ma qui tutto è estremizzato. Le linee sono pulite, cattivissime e ci sono anche questi grossi cerchi con dentro delle pinze da ben 6 pistoncini. Guardate, prende quasi metà disco, tanto è grossa, è veramente impressionante. Ovviamente sotto il cofano si nasconde il propulsore vuoto più potente mai fatto dalla casa di Maranello. Stiamo parlando di 720 cavalli per un motore da 3,9 litri, insomma veramente da paura. Inoltre la fibra di carbonio ha aiutato anche ad abbassare il peso, infatti è stato ridotto di ben 90 kg e si toccano i 1280. Sul motore i tecnici hanno lavorato molto sull'alleggerimento del volano e dell'albero motore. Inoltre sono state utilizzate anche delle bielle in titanio. Vogliamo farvela vedere anche da dietro, dove risalta tantissimo il carbonio. Guardate questo estrattore dell'aria che da qui a lato fino dalla parte opposta ci sono tantissime appendici, veramente veramente incredibile. Guardate anche gli scarichi, entra praticamente un pugno, tanto sono grossi, uno a destra e uno a sinistra, veramente cattiva. Anche lo spoiler qui con questi inserimenti dell'aria che fuoriescono da dietro, tutto è stato studiato alla perfezione. Inoltre ci sono anche tantissime novità per quanto riguarda l'elettronica e permettere a chi guida di sfruttare al massimo la potenza di questa macchina. C'è la sesta evoluzione dello slide slip control e inoltre per la prima volta è stato montato il Ferrari Dynamic Enhancer, che permette di avere più grip in uscita di curva in percorrenza utilizzando i freni posteriori. Ancora non si sa quanto costerà e quando arriverà, però assolutamente da venire a vedere perché è spettacolare.